Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno. Chi è Manuel? Devo dirlo? Sì. A me sembrava Hillary inizialmente. Ma sei Hillary? No, no, perché io la conosco bene Hillary, però le somigli tantissimo. Infatti, infatti sono qui per parlare con voi proprio di questo. Cioè, allora è nata questa cosa curiosissima, perché io sono un'attrice. Ho partecipato al provino per interpretare Hilary Blasi nello sceneggiato sul Capitano, che insomma sarà girato a breve. E poi da questa cosa è nata una baraonda mediatica, hanno cominciato a chiamarmi i giornali per intervistarmi, ma tu sei uguale a Hilary Blasi, sei identica. E dico, beh sì, ci assomiglia, è una fortuna per me assomigliare a una donna bellissima come lei, e quindi poi adesso ci, insomma, gioco un po' su questa cosa. Beh, è credibile la somiglianza, eh? Ecco. Sì, eh? Credete? Guarda. Le labbra? Le sono labbra. Tue? No, le labbra ho fatto... Hai fatto qualcosa per per somigliare a lei? No! Sì. Ah, ecco, quello che chiedevo. No, nel senso... No, ha fatto per se stessa. Le labbra sono mie. Oh, sì, diciamo che... In Ma l'hai mai conosciuta, Hilary? Allora, è successo che qualche tempo fa, tanto tempo fa in realtà, ho partecipato a una pubblicità e l'ho conosciuta in quella sede, nel senso che lei sicuramente non si ricorderà, però dovevo interpretare lei e poi vabbè è successo che la pubblicità non è stata più girata, però insomma nelle fasi di selezione c'era anche lei, ero in studio a Milano e quindi sì, in quella sede l'ho vista. Fenomeno sosia, ne abbiamo diversi che adesso vi faremo vedere. Chiedo aiuto a Stefano Di Capua, che è un giornalista in collegamento dalla sede di Napoli. Buongiorno, ciao, Marco, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Ma c'è un trend, diciamo, sui social, che sta succedendo? Guardi Marco, più che un talent scout, come spesso mi hanno definito, io mi ritengo un giornalista atipico, non corteggio il VIP di turno e non inseguo la notizia, motivo per il quale mi piace, ecco, ascoltare quanti mi contattano e mi raccontano quotidianamente le proprie storie di vita, le proprie esistenze, per assurgersi a personaggi nazional popolari. Ecco, quindi io raccolgo queste storie, come nel caso dei nostri sosia, che talvolta tracciano anche un percorso di vita comune, e le trasformo in racconto giornalistico, in inchiesta, in reportage. Crea la storia, come un po' come avviene spesso anche per i VIP, pure lì c'è un racconto di storia. Infatti se leggi le storie loro, sua, si chiama Carlotta Parodi, perché sennò qui... insomma c'è una storia che sembra quella anche che vedi sui giornali di cronaca rosa. Milano, in collegamento abbiamo Cristiano, partiamo da chi è sosia. Abbiamo Madonna? È in collegamento? Forse. Buongiorno. Neanche, ma ciao. Cristiana Ferrise. Buongiorno. Ecco qua. Beh, pure lei somiglia molto, eh? Ma dove? No. Ma state bene con l'occhio stamattina? Per me no, somiglia più a Donatella Versace. No, non assomiglia a Madonna. A chi? A Donatella Versace. Risulterebbe bevuto stamattina. Presupporrebbe di assomigliare a Madonna. Cristiana, buongiorno. Buongiorno. A Barale qui mettono Madonna, in dubbio la somiglianza, ma in realtà... Sembra più Melania Trump, a dire la verità, che non Madonna. Melania Rizzoli. Lei invece lavora anche come sosia di Madonna in un certo senso? Sì, lavoro anche come sosia di Madonna. Adesso sto riprendendo perché anni fa purtroppo ho dovuto smettere per un incidente estetico che ho subito e ho dovuto fermarmi. Chirurgo non bravo. Estetico? Sì, estetico. Praticamente ci fu un... avevo fatto un filler riempitivo e ha fatto infezione e mi si è deturpato tutto il viso e sono dovuta star ferma degli anni per ricostruire la parte danneggiata e ho dovuto anche interrompere questa carriera di sosia di Madonna e ora sto pian piano sto riprendendo. Per capire, erano state fatte proprio per somigliare a Madonna? No, erano state fatte più che altro perché ai tempi facevo quella modella, quindi diete, ero dimagrita molto, quindi la gente mi diceva cos'hai, sei stanca, sei scavata, quindi mi ero stancata, ho detto andiamo a rimpolparci un po'. Questa persona poi non ha saputo gestire bene il tutto e poi è degenerato in un'infezione e questo mi ha creato queste conseguenze spiacevoli. Anche sul lavoro,
so che per un po' ha lavorato con una maschera in volto, proprio con una maschera in volto. Senta Cristiana, ma lei sa anche cantare e ballare? Come Madonna. Ma diciamo che il canto è qualcosa che ho preso ultimamente. Ultimamente ho iniziato a prendere qualche lezione di canto e il ballo, comunque quando mi esibivo come Sosia di Madonna interpretavo comunque le coreografie dei suoi spettacoli, quindi un mix, dai, un po'. Pian piano si riprende a pieni regimi. Carlotta, che cosa, a parte l'evidenza, insomma, come sei esteticamente, ma sei anche un po' di carattere come Ilari, perché anche tu sei molto sorridente, sembri molto solare. Sono, sì, prendo la vita come viene, perché ci sono così tante cose belle di cui essere grati. Perché non bisogna essere sorridenti? Devi fare un corso di romano, per parlare romano. Ma me la cavo, eh. Non mi sfidare che... Carlotta, a me invece, scusami una cosa, ma per strada, ti è mai capitato invece proprio che ti scambiassero? Mi scambiano, sì. Ti chiedono le foto. Ah, ecco, immaginavo. Capita spessissimo, beh, i panettieri delle varie case che cambio, mi dicono, oh, ma che sei, la moglie del pupone? Ti piace il pupone? Sì, vabbè, è un simbolo. È un simbolo dappertutto, insomma, Francesco Totti è Francesco Totti. Poi ognuno ha la sua fede calcistica, però... No, per carità. No, giuro. No. Stefano Di Capua... Secondo me neanche il dente. Racconta questo fenomeno, un po' anche lo crea. Io non ho capito se ci lavora con loro. Sì, l'ho pubblicato, questo servizio l'ho pubblicato su Visto, sul settimanale Visto. Sì. E io da docente di lettere, non solo giornalista, voglio citare dal latino proprio per riassumere quelle che possono essere certe motivazioni che inducono questi individui probabilmente a sostituirsi agli idoli che poi amano. Diceva Persio, at pulcrum est digito mostrari et dicer hic est, cioè è bello essere abitati, come è bello che si dica è lui, quindi probabilmente ecco, il fatto è bello che si dica che è lui. E certo, essere riconoscibili. Aspetta. Non significati che non ha. Aspetta, chi assomiglia? Chi assomiglia? Il doppiatore è un lavoro. Quello di chi. Aspetta un attimo, Mauro! Mauro, fammi parlare. No, scusami. Aspetta un momento, scusa. Stefano Di Capua, che poi dobbiamo salutarlo, perdonate. Assomiglia lei un pochino a Di Maio con qualche chilo in più e con la barba un po' più lunga. Vediamo un po'. Da buon napoletano di solito mi dicevano che il mio tempo assomigliava a Danzig quando ero più magro. Adesso che sono ingrassato a Di Maio è la prima volta che me lo dicono. Comunque, Stefano, la salutiamo anche perché lì dove si trova lei sta arrivando ultimo. Il sosia di ultimo. Sta arrivando ultimo. Ultimo vi ringrazio e vi auguro buon proseguo. Sì, il sosia di ultimo. Quello vero, al sosia. Senti, Carlotta, ma ci si guadagna qualcosa? Ma io non lavoro come sosia di Ilari Blano. Ci tengo a precisare questa cosa. È una cosa bellissima, è molto curiosa, carina e divertente. Io lavoro come attrice, è la prima volta che mi capita appunto di fare questo tipo di... E ti ha danneggiato o ti ha favorito la somiglianza? Allora, per questa cosa nello specifico, cioè interpretare Ilari Blasi nello sceneggiato, insomma, ha favorito la mia candidatura al provino, chiaramente. A volte invece è controproducente, perché, vabbè, che poi ti trasformano, per esempio io ho recitato in prova C'è ancora prof e ho interpretato il ruolo della tossicodipendente in quella sede e lì mi hanno trasformato moltissimo e la somiglianza con Ilari Blasi veramente era lontana. Però insomma, a volte è un'arma a doppio taglio, nel senso che... Comunque è impressionante la somiglianza. No, veramente. È impressionante. Sì, sì. Lo stesso da sorriso. Di profilo ancora di più. Di profilo ancora di più, è vero. È vero, di profilo di più proprio. Vabbè, non intendiamo. Stiamo parlando di simulacro. Cristiana Ferrise, ecco, tu adesso sogni di partecipare a un reality. Sì, al Grande Fratello. Ah, proprio, c'è proprio l'idea chiara su questo. Sono 20 anni che faccio il provino. 20 anni che fai il provino? Ero minorenne tra un po'. E perché sogni così tanto di partecipare a un reality? Perché ho voglia di divertirmi, ho voglia di comunicare, ho voglia di cambiare anche un po' il mio carattere, perché io sono molto chiusa. Ho tratti anche qui dove non riesco più ad aprirmi, non ho amicizie, quindi mi piacerebbe comunque riscoprire una nuova me stessa e anche comunicare magari dei bei messaggi alle donne, no? Perché secondo me le donne
dovrebbero essere libere di vivere la loro vita, la loro essenza, anche la loro sessualità. Magari, io non ho problemi come c'è Madonna. C'è anche un desiderio di popolarità, no? Maggiore, perché partecipando a sì, una beh, così... giustamente, anche una questione comunque di egocentrismo, no? Perché se vai Grande Fratello sicuramente è perché vuoi apparire. Ma solo visibilità. Con molta onestà. È arrivato ultimo? Ultimo, sede di Napoli. Sì, ciao, in particolare... Beh, ma sì, forse in un altro film. Non assomiglia? Vabbè, tu l'hai conosciuto? Sì, beh, amichetto mio, sì, lo conosco bene. Vabbè, forse... è amico forse, tuo? Forse sono troppo di parte, lo conosco troppo bene per poter dire che ci assomiglia tanto, ecco, però... è vero. Vediamo un attimo il confronto. Tutti i tuoi particolari. Senti, Yaris, ciao, scusa. Ciao. Allora, abbiamo fatto un po' di domande a loro, ma valgono anche per te. Cioè, questa somiglianza sì. con l'ultimo la cerchi... o è stata casuale e che conseguenze ha portato alla tua vita di tutti i giorni? A me è stata casuale. Somiglia più a Manuel che a Ultimo, casuale. Marco. Casuale. Grazie a Ultimo ho tantissimi sponsor che mi regalano i prodotti e grazie a lui la e gente mi chiedono le foto. Sono un influencer. Cioè, la gente ti chiede le foto perché assomiglia a Ultimo e sei diventato un influencer. Sì, per sì. questo, insomma. Invece se tu vai sotto scusa, tutti... Scusa Carlotta, e tu allora? Io sto male, ve lo dico. Non fai influencer, non ti mandano i prodotti, le magliette, le cose. No, io sotto tutti i miei post. È solo un lavoro. C'è di gente che mi ci sta guarda Stefano del mattino prima della Chiodini. Sono meno fortunata. L'ho pensato. Scusate, Marco invece voglio dire una cosa. No, io non capisco niente. Alla regia, Manuel. Salvatore, vuoi fare un primo piano su Manuel? Perché ti dico veramente a chi somiglia. Ci pensavo ieri sera e lui a Stefano De Martino. Sì. Ma me lo dicono tutti sui social. Ma sì. Forse prima della, anche lui dei ritocchini. Somiglia. È vero. Se vuoi posso allora, fare Belen. Magari. Ti piace Ultimo o l'hai subita questa somiglianza, Yaris? Sì, mi piace moltissimo piace. Ultimo, mi piace le sue canzoni, ma io canto neomelodico. Fenomeno Sossia, grazie a tutti. È interessante questo fatto, c'è cioè la somiglianza fisica, ma nel caso tuo anche un po' di modo di essere, di carattere. Sì, l'altezza poi, anche l'altezza, la fisicità. Grazie Carlotta, in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie Ti vediamo nel prossimo film, perché so, sei attrice. Sì. Grazie Cristiana, ti auguriamo di partecipare a un reality come vuoi. Grazie. E Yaris, buon proseguimento insomma con i tuoi follower. Dove andiamo?